Allora, noi siamo, veniamo da Legnano, chi viene da Torino, chi viene da Brescia, Verona, siamo stati invitati a questa passeggiata, a questa pedalata da, appunto, dall'associazione di pedale biciclette d'epoca di Ale Galli, e siamo un gruppo di amici che fa parte del gruppo Facebook della Mia Legnano. Grosso modo saremo una ventina di persone, abbiamo organizzato questa cosa proprio su invito di Ale Galli, che mi aveva detto se potevo mettere insieme qualcuno, appunto, dei legnanisti del nostro gruppo, e ho lanciato questo invito a mia volta agli amici che si sono aggregati, venuti un po' a tutta Italia, ecco. Dai legnanisti, qua facciamo una foto! Allora, avete visto che anche il sindaco era Legnano, Eccolo, dov'è che è? Buongiorno, sindaco! Magari il manubrio non è suo, non è diamo la mano sul manubrio. Ah, buongiorno! Buongiorno! Siamo qui questa mattina in Villa Gianetti per l'esposizione Le bici di una volta. È un'esposizione di biciclette d'epoca nella quale abbiamo portato una trentina di biciclette che partono dal primo prototipo di bicicletta in legno, che si chiama Draisina, inventata dal conte Karl von Drais nel 1816, è una replica ovviamente, una bicicletta che si spingeva senza pedali, fino ad arrivare alle biciclette in acciaio degli anni 80. Quindi abbiamo biciclette da corsa, biciclette da passeggio, abbiamo i bicicli, quindi queste velocipedi stranissimi con la grande ruota davanti, e abbiamo voluto fare un po' la storia della bicicletta, quindi tutta l'evoluzione tecnologica, portando degli esemplari, qualcuno semplice, qualcuno anche di valore, per raccontare la storia di questo mezzo, che è un mezzo molto popolare, che tutti hanno in casa, che costa poco e che magari studiandone la storia possiamo appassionarci e possiamo tornare a usarla come si faceva una volta, perché finché non sono arrivati i motorini e le auto, quindi fino agli anni 50, tutte le persone si muovevano in bicicletta. E quindi oggi c'è un po' questo sentimento, che è il senso della Surrounded by Quick, di tornare a usare la bici nella vita di tutti i giorni, perché fa bene, è bello, migliora la socialità, e quindi viva la bicicletta, noi la raccontiamo la sua storia, ma la possiamo usare anche tutti i giorni. Buona.